Ciao a tutti! Oggi mi trovo in un ambiente diverso da quello solito. Non sono in garage, bensì mi trovo all'interno del mio ufficio, o meglio all'interno di un angolo del mio ufficio, in quanto voglio condividere con voi un'esperienza che ho appena fatto in un settore completamente diverso da quello della concentrazione solare o dei fluidi non newtoniani. Siamo all'interno del settore dell'elettromagnetismo. Campo che per me è completamente nuovo, nel senso che non ho praticamente mai fatto esperimenti in questo settore. Però poco tempo fa mi sono imbattuto su alcuni video della rete dove venivano presentati degli esperimenti riguardanti le correnti parassite o forze o correnti di Foucault. Correnti cioè che si instaurano all'interno di conduttori elettrici quando dentro questi facciamo scorrere un magnete, quindi una carica magnetica. E noi sappiamo che la variazione di un campo magnetico genera la variazione di un campo elettrico, la quale variazione di un campo elettrico genera a sua volta un campo magnetico di segno opposto. E quindi in questi video veniva presentata la capacità di queste correnti parassite di frenare un magnete in caduta libera dentro questi conduttori elettrici. Ora, non fidandomi assolutamente dei video che sono presenti in rete, prima di dire se una cosa è vera oppure no, devo rifare l'esperimento per conto mio. Cosa che ho fatto e adesso voglio condividerla con voi. E fin da ora vi dico, se avete la possibilità, fatelo anche voi perché a mio avviso è molto interessante e molto divertente. Vi faccio vedere. Dietro di me potete notare che ho sistemato una struttura composta da tre tubi di metallo, in particolar modo da un tubo di rame e due tubi di alluminio. La struttura si trova appoggiata al muro, quindi siamo in condizioni di perfetta verticalità. All'interno ora di questi tubi andrò a far cadere prima di tutto un pezzettino di metallo, quindi non magnetizzato, e potete notare che non è magnetizzato in quanto non attira altri metalli, altri pezzi di ferro, e andrò a far cadere successivamente e poi contemporaneamente un magnete. Questi magneti qui sono ricavati da un gioco famosissimo che è il Geomag e sono magneti di discreta intensità, nel senso che hanno una discreta forza. Andiamo a vedere che cosa succede se faccio cadere prima uno, poi l'altro, poi insieme all'interno di questi tubi. E premetto che i tubi sono completamente vuoti, quindi ovviamente non è presente nulla all'interno, potete notare, spero, che sono completamente vuoti, sia uno che l'altro. Eccoli qua. Abbiate pazienza. Sono tutti e tre vuoti. Ora riposiziono i tre tubi appoggiati al muro. Utilizzo questo panno semplicemente per attutire la caduta dei gravi. E vado a far cadere ora il pezzettino di ferro all'interno del tubo di rame. Notate che cade in un certo tempo. Lo faccio cadere all'interno del tubo di alluminio. Il tempo è lo stesso, così come sarà lo stesso il tempo di caduta all'interno del terzo tubo. Il secondo e terzo tubo si differenziano solo per la sezione. Questa è una sezione circolare, questa è una sezione quadrata. A meno dell'attrito con l'interno del tubo, all'interno dei tre tubi, fondamentalmente i tempi di caduta del pezzettino di metallo sono sempre gli stessi. Se ora faccio cadere due pezzettini di metallo all'interno di due tubi, vedrete che cascano contemporaneamente a terra, così come cascano contemporaneamente a terra se utilizzo altri due tubi. Perfetto. Andiamo a rifare l'esperimento invece ora usando il magnete. Per cui usiamo il magnete del Geomag e facciamo cadere il magnete ora dal tubo centrale, uno vale l'altro. Notate che i tempi di caduta sono leggermente diversi. È più lento. Qui sarà leggermente più veloce in quanto il diametro di questo tubo è maggiore rispetto a quello degli altri due. Facciamo un confronto diretto con la caduta del pezzettino di ferro e del magnete insieme. Ora vi posiziono più vicini. Ecco qua. Facciamo cadere
dal tubo centrale il magnete, dal tubo alla vostra sinistra, dal di cui farò cadere il pezzettino di ferro. Vediamo cosa succede. Avete notato che il magnete è cascato dopo. Cambiamo, invertiamo, inseriamo ora il magnete in questo tubo, il ferro in quest'altro. Via. Avete notato che anche in questo caso il magnete è sceso più lentamente. Ora utilizziamo il tubo di rame, farò cadere il magnete da di qui. I tempi saranno leggermente diversi, cioè scenderà più velocemente in quanto il diametro è maggiore. Vediamo. Comunque più lentamente del ferro. Invertiamo ancora, ora il magnete scenderà da quello centrale mentre il ferro da quello di rame. Perfetto. Bene, avete notato che quello che viene proposto in rete, che vi ho riportato, è vero. Quindi le correnti parassite o correnti di Foucault hanno effettivamente la capacità di rallentare, in questo caso, la caduta di un magnete all'interno di un tubo conduttore. Bene, vi invito a rifare l'esperimento e poi a farmi sapere come sono andate le cose. Intanto vi saluto, alla prossima!